Io ho iniziato apicoltura quando ero bambino, avevo circa 8 anni. Sono rimasto affascinato da un'arnia che un mio zio aveva abbandonato in una campagna di Mantova. E da lì è partito tutto, sono partite una serie di esperienze, di cose coinvolgenti e che mi hanno portato poi a diventare un apicoltore professionista. Ero un apicoltore della provincia di Varese. Territorio difficile per i ormai ben noti mutamenti climatici, per l'antropizzazione del territorio e per l'uso indiscriminato e l'abuso degli insetticidi che ormai sono diventati una costante nella gestione delle attività agricole. E ho deciso di trasferirmi in Sardegna. Dopo aver visitato per più di 3 anni questo meraviglioso territorio, perché mi sono reso conto che è uno dei pochi territori a livello nazionale incontaminati, dove l'agricoltura è ancora un'agricoltura estensiva, prevalentemente fatta di pastorizia, ma pastorizia senza uso di molecole chimiche e in più con una bassissima antropizzazione. Territorio offre veramente molto perché offre una pluralità di raccolti, la possibilità di iniziare come intorno ai fine febbraio, primi di marzo, dipende un po' dall'andamento climatico, con il primo raccolto che è quello dell'asfodelo e si termina intorno ottobre-novembre col raccolto del corbezzolo. Quindi ci sono tutta una serie di aspetti che mi hanno affascinato e mi hanno convinto di trasferirmi. Nonostante non ho mai più giovane età, scelta assolutamente a oggi, assolutamente positiva e sono dell'opinione che mi consentirà di poter portare avanti una serie di progetti molto interessanti.